Cari amici, buon pomeriggio. Eccoci qui di nuovo con voi, insieme con Riccardo e con una persona molto importante, quale Loriana Abruzzetti. Loriana, come già la conoscete perché è stata già nostra ospite in una precedente intervista dove abbiamo incominciato a parlare dell'olio. Chiaramente, chi meglio di lei, visto che Loriana è una delle più importanti produttrici di olio a livello qui, a livello, diciamo, a livello nazionale, no? Soprattutto per quello che abbiamo saputo, i riconoscimenti che ha ricevuto nell'ambito europeo. Loriana, a te la parola. Sì, allora, ciao a tutti. Così direi di raccontare un po' come riusciamo a produrre un olio di qualità. Diamo un po' di informazioni, ovviamente in sintesi, quindi non possiamo essere molto approfonditi, però in Certo. linea di massima possiamo dire questo, che la pianta dell'ulivo viene coltivata nel bacino del Mediterraneo prevalentemente, quindi noi siamo assolutamente, diciamo, in uno dei posti a livello mondiale che sono più adatti proprio per la coltivazione dell'olivo. Ci sono delle coltivazioni anche in altri paesi al di fuori del Mediterraneo, ma in realtà il bacino di riferimento è questo qui, è il nostro. Tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo sono produttori di olio. L'Italia è uno dei più importanti paesi per questo settore, non tanto per quanto riguarda la quantità, perché ci sono paesi che producono un po' più di noi, tipo la Spagna in particolare, ma l'Italia ha il primato mondiale per quanto riguarda la qualità dell'olio e soprattutto la biodiversità. Questo non è solo nell'olio, sappiamo anche in tanti altri settori. Quindi diciamo che l'Italia è un paese molto molto di riferimento in questo ambito. Come si coltiva l'olivo? Diciamo che in Italia prevalentemente si coltiva nelle regioni del centro-sud, dove il clima è un pochino più temperato, perché la pianta dell'ulivo teme il freddo e soprattutto il ghiaccio, diciamo, le gelate, e è molto diffusa appunto nelle regioni del sud. Ogni regione ha delle piante diverse, delle cultivar diverse, le cultivar sarebbero le varie tipologie di olive, e questo ci consente di avere oli anche molto differenti tra loro dal punto di vista organolettico. Quindi ci sono oli che hanno dei sentori, dei profumi molto diversi da regione a regione, proprio per il tipo di oliva coltivato lì da secoli. E la raccolta dell'olivo viene fatta in autunno, o diciamo che in genere si inizia nei primi di ottobre, per andare diciamo, a lavorare fino al periodo di Natale più o meno. La raccolta oggi è una raccolta per quanto possibile in Italia non meccanizzata, con diciamo, si usano prevalentemente dei bracci meccanici, quindi non si va più sulla pianta come si faceva anticamente, ma si raccolgono con questi bracci meccanici che scuotono la pianta, le olive cadono a terra, si raccoglie l'oliva quando è a inizio invaiatura, si dice, cioè quando l'oliva da verde comincia a diventare nera. Quello è il periodo migliore per avere l'alta qualità del prodotto. Lo Un'oliva. stesso periodo in tutta Italia, no? Saranno periodi diversi, immagino. Guarda, cambiano le settimane, però più o meno il periodo è quello. Poi, ovvio, dipende molto dal tempo, molto dall'altezza in cui siamo. Che ne so, se siamo a 600 metri o sul livello del mare, ci può essere un po' una differenza. Però, in linea di massima, dai primi di ottobre si inizia primi ottobre, metà ottobre si inizia un po' in tutta Italia. Capito. E le olive vengono raccolte nel campo, raccolte con queste reti, poi portate con le cassettine. Oggi ovviamente non si usano più i sacchi, perché i sacchi rovinano l'oliva stessa, e quindi l'oliva nel sacco fermenta, per cui non va bene, si rovina subito l'olio. Vengono portate queste olive al frantoio. Il frantoio è il luogo dove appunto vengono lavorate. I frantoi oggi che vengono prevalentemente utilizzati sono frantoi moderni, che, come dire, usano le migliori tecnologie, quindi si parla di un'estrazione, sempre a freddo ovviamente, questo in tutti i frantoi. Per fare la qualità si deve lavorare a freddo. A freddo vuol dire basse temperature, ma non vuol dire temperature vicine allo zero, vuol dire sempre un po' sotto ai 30 gradi, perché se fosse una temperatura troppo bassa, l'olio non riusciremmo ad estrarlo dall'oliva. E poi, che dire, si inizia appunto la lavorazione, le olive vengono lavate, defogliate, perché ovviamente
Questo poi va a influire sulla qualità del prodotto finale. Poi si inizia la frantumazione, quindi vengono schiacciate, quasi sempre vengono schiacciate con il nocciolo, anche se qualcuno produce un de olio denocciolato, cioè prima si toglie il nocciolo e poi si fa l'olio. La fase successiva appunto quando viene schiacciata, la fase successiva è quella della gramola, la gramolazione, che è fondamentale. La gramolazione vuol dire che la pasta dell'oliva schiacciata viene messa dentro a delle vasche, viene mossa con dei bracci, diciamo una coclea, noi la chiamiamo, adesso non so se è un termine conosciuto da molti, ma in queste vasche che sono chiuse e sigillate è il momento in cui l'olio esce proprio dall'oliva. E lì è il momento fondamentale per fare un olio più di qualità, un olio a basse temperature, per tirar fuori gli aromi. Una volta che l'olio esce dalla pasta dell'oliva, però va separato, quindi la fase successiva è quella della separazione, cioè c'è una macchina che si chiama proprio separatore o decanter che separa direttamente, immediatamente, l'olio che è la parte, diciamo, una delle parti liquide, da tutto il resto dell'oliva. Dentro l'oliva sappiamo che c'è il nocciolo, la polpa, la buccia, ma anche l'acqua, no? Che è la parte sempre liquida. Quindi questo decanter riesce a separare immediatamente queste fasi. Da una parte esce l'olio e tutto il resto che noi chiamiamo sanza, o comunque diciamo, i residui della lavorazione dell'oliva vanno da un'altra parte. L'olio, una volta prodotto, è di qualità soltanto se le olive sono di altissima qualità, vengono raccolte e immediatamente portate al frantoio, se il frantoio lavora nelle migliori condizioni, che non sono solo quelle della temperatura, ma tutta una serie di altre attenzioni, ma è di qualità solo anche quando lo facciamo in frantoio bene, ma poi lo conserviamo bene. Quindi è fondamentale anche questa fase diciamo, della conservazione. Quindi l'olio noi aziende lo mettiamo nelle cisterne di acciaio inox sotto ad azoto, quindi con un impianto dove praticamente l'olio non sta a contatto con l'aria. E questo è molto importante perché l'aria ossida questo prodotto che è un prodotto vivo. Quindi diciamo ci vuole una grande attenzione in tutte le fasi, dalla coltivazione in campo alla lavorazione in frantoio, ma anche e soprattutto alla conservazione, altrimenti tutto il lavoro fatto durante l'anno poi, come dire, perde di Certo. importanza. Ma dopo quanto tempo si può consumare l'olio? Immediatamente, l'olio appena fatto è il migliore, quello che esce dal frantoio è il miglior olio. Parlando sempre, diamo per scontato l'alta qualità, diamo per scontato che noi abbiamo fatto un olio di altissima qualità. Appena esce dal frantoio è l'olio migliore. L'olio è un prodotto vivo come un frutto e ovviamente, come tutti i frutti, nel tempo tende a deteriorarsi. A differenza del vino, l'olio andrebbe consumato Verissimo. immediatamente, Poi subito. è vero che se noi facciamo un olio di alta qualità, essendo ricco di tante sostanze, soprattutto gli antiossidanti, quest'olio si mantiene nel tempo e non si rovina subito proprio perché questi antiossidanti non solo sono importanti per il nostro corpo quando li assumiamo, ma proteggono anche lo stesso prodotto. Okay? Questo però è importante nella conservazione perché se noi facciamo una conservazione ottimale, questi antiossidanti avranno la loro efficacia. Se noi mettiamo una bottiglia di olio vicino al fornello per cucinare, quell'olio lì si ossida immediatamente. Quindi come dire, dobbiamo essere veramente molto attenti alla parte quando consumiamo questo prodotto. La parte casalinga. La Quindi, parte, quali sono sì. i consigli per tenere quest'olio in maniera giusta? Allora, l'olio va conservato possibilmente in piccole quantità, quindi quella che era una pratica molto, diciamo, utilizzata fino a parecchi anni fa, di mettere l'olio nella damigiana o nel fuso di 50 litri, va bene, ma sarebbe bene da evitare. Perché? Perché lì poi quando si consuma una parte di olio entra l'ossigeno e quindi si ossida la parte in superficie e il processo di ossidazione quando si è innescato non si ferma, quindi rovina ulteriormente il prodotto che rimane anche in diciamo, in quel contenitore grande, quindi possibilmente contenitori piccoli, da mezzo litro al massimo. Va utilizzato immediatamente e va tenuto in ambienti a temperatura costante e non molto elevata, quindi intorno ai 20-25 gradi, 15, però diciamo non,
né deve ghiacciare né soprattutto deve essere troppo caldo, per cui una temperatura, e ha importanza anche una temperatura costante. La famosa cantina è il luogo ideale. E poi deve essere al buio, senza il contatto con la luce, perché anche la luce innesca il processo di ossidazione. Quindi è molto importante proprio attenzione a questi piccoli accorgimenti, altrimenti compriamo un olio di qualità, magari pagandolo anche insomma, una buona cifra, certo. Poi però quell'olio si rovina nel giro di poche settimane. Lavoriamo, si fa un gran lavoro per poi vanificare tutto. Quindi lo terremo in piccole bottiglie, chiuso dentro in dispensa. Bottiglia, massimo una latta da 5 litri al massimo, sì. Va benissimo. In genere quando apro la latta, poi la trasferisco tutto l'olio nelle bottiglie, chiuse bene, sigillate in un ambiente chiuso, buio. E quindi cerco di fare così. Allora Loriana, io intanto ti ringrazio, ti do sicuramente, insomma, avremo ancora modo di vederci, perché penso che ancora ci siano ancora tante altre cose che ci potrei dire su questo splendido ed importante alimento. Per cui arrivederci e a presto ancora con noi. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie.